va bene questo? Volevo rifare. No, va bene questo, perché se diciamo un'altra simulazione, io non credo di farcela. Christmas Show, prodotto dalle Fruste Infuocate. Episodio 1, scena 1. Motore, Chuck. Azione. Ricordo l'anno, mi dispiace, tutti si ricordano gli anni, io no? Però mi ricordo un anno in particolare perché festeggiavo con i miei zii dalla Sardegna e con uno zio che adesso non c'è più ed è stato uno dei più divertenti in assoluto perché gli abbiamo regalato uno di quei porcellini gommosi che fanno il rumore con la bocca e lui tipo ha riso per 2 ore, poi perché mi hanno regalato una cosa molto speciale e quindi probabilmente uno di quelli che ricordo di più. Non so, c'è un Natale che più di altri ti torna in mente? Quando ero a Caserta, mamma, papà, Claudio. Salutiamo Claudio, ciao! Ciao Claudio! E i miei nonni, che mia cugina ha fatto Babbo Natale. Saluta la cugina. Ciao! Salutiamo i parenti di Caserta, ciao! A chi hai dedicato questo bacio? A me stesso. Allora, più bel Natale per me è quello dell'anno scorso, quindi del 2020, ok, del 2020, perché sono andata in Sardegna a fare il Natale, mi stava venendo a piangere. Ti sei impazzito in me. Ok, innanzitutto scusa Michael perché non è con te. Vabbè, tanto non si vedeva. Mi è caduta una palla, aspetta. Il migliore Natale che ho passato è stato a Sestola. Ero abbastanza piccola, credo di aver avuto tipo 10 anni, con i miei genitori, i miei zii, e non so per quale motivo lo ricordo come il più bello, ma è stato credo il più felice. Qual è la domanda? Vabbè. Qual è stato il Natale più bello? Il Natale più bello è stato il Natale 2020, con le mie gambine. Sono andato all'aeroporto, sono salito su un aereo, sono andato in Sardegna dai nonnini. Ho prelevato tanto cash di regali. Che bel Natale, un applauso. Allora, il Natale più bello è una domanda difficile perché come ho detto nello scorso episodio. No, è che sono sempre stati tutti uguali più o meno perché ho sempre... Nello scorso episodio. Sì, perché l'ho sempre passato dai nonni, quindi sono tutti uguali più o meno. A parte i regali che variavano, ecco, magari un anno arrivava la Wii, quell'altro il Nintendo, quell'altro dei soldi e basta, però sì, erano tutti uguali fondamentalmente. Per me il più bel Natale che abbia mai festeggiato, secondo me, è il 2016. Sì, 2016, perché mi hanno regalato un volante per il PC, per la simulazione, per i trattori. Ma che ne so io? No.
Ah, vi racconto questo episodio. Era la festa di Natale alle Frusta. Abbiamo fatto il cenone e abbiamo ballato i pop per la prima volta davanti ai genitori. E la Sabrina non voleva ballarlo perché c'era anche un suo amico e quindi si è messa a piangere, non voleva ballarlo. Alla fine l'ha ballato, si è messa di nuovo a piangere e l'ho dovuta consolare e non ho mangiato il secondo. Quindi mi ha fatto fare la fame! Cioè, ti rendi conto che mi ha fatto fare la fame? Salutiamo l'amico della Sabrina. Ciao Storchi! Ciao Storchi! Salutiamo la Sabrina, prego, salutiamo ciao. La Sabrina. Ciao Storchi, ti vogliamo bene. Tu mi hai rubato la mia risposta. Tu yeah. Mi hai rubato il cibo. Non mi hai fatto mangiare. Buonasera. Ciao. Le facciamo il cavallino come i mimi piccoli. Sì. È lunga da raccontare. È stato l'anno scorso. Quando sono andata in Sardegna dal mio fidanzato, sono stata con tutta la sua famiglia e abbiamo mangiato il sushi, abbiamo aperto i regali con tutti i suoi fratellini. Abbiamo mangiato il sushi? Non lo scopriremo. Abbiamo mangiato il sushi a Natale, sì. E niente, è stato molto bello, è stato carino. Lo adoravo perché poi mi hanno regalato anche i pannolini piccolini, era tutto un po' carino.